Perché abbiamo scelto di fare la conferenza stampa qua, alla pizzeria Angelo? Un anno intenso dove gli uffici comunali sono stati veloci e solerti nel raccogliere le indicazioni della Giunta per rendere la macchina amministrativa efficiente, raggiungendo così risultati mai raggiunti prima. Un sindaco seri che spazia tutto campo nella conferenza di fine anno, l'ultima salvo vincita delle prossime elezioni amministrative, che è anche l'occasione per fare non solo il punto del 2018, ma anche per tutto ciò che è stato fatto dalla sua giunta in questo mandato. Sono state varate opere per 120 milioni di euro, dichiara il primo cittadino, con oltre 100 chilometri di strade asfaltate e altre ne stanno per essere asfaltate, 60.000 metri cubi di fanghi dragati del porto, mentre nei 10 anni precedenti solo 26.000. Sicurezza, installate oltre 40 telecamere di ultima generazione e con quelle che verranno messe alla Gimarra e a Sant'Orso, chiuderemo così tutti i varchi della città, dichiara sindaco Seri. Ma anche gli interventi sulla sicurezza delle scuole, vedi Nuti e nuova struttura a Carrare Cucurano, e anche gli interventi in tutti i cimiteri cittadini non sono stati tralasciati dal primo cittadino, che li elenca in una lunga litania, passando anche da altri comparti come lo sport con la nuova piscina, per toccare anche il testo della salvaguardia della costa, dove sono stati utilizzati ben 8 milioni di euro per gli interventi, di cui 7 provenienti da Regione, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero delle Infrastrutture. Il tutto snocciolato alla presenza di tutta la giunta, unici assenti giustificati, Mascarin, colpito da malanni di stagione, e il vice sindaco Marchegiani, per motivi e ragioni familiari. In un posto simbolo anche della valenza sociale significativa, la pizzeria Angelo 2.0, rinata dalle ceneri della storica gestione, ma questa volta gestita da ragazzi della cooperativa sociale I Talenti. Beh, è stato un 2018 ricco di soddisfazioni, con tanti interventi per la città, e penso sia il miglior modo per un sindaco e un'amministrazione rispondere alle aspettative della gente. Tanti milioni investiti, tante opere, tanti interventi che, se uniti con quelli del 2017-2016, portano ad avere una città che ha avuto oltre 120 milioni di investimenti di risorse destinate a questa città. Sono cifre che non hanno precedenti. Io mi rendo conto che magari la gente queste cose non le percepisca, perché non sempre le cose si riescono a comunicare bene, e come spesso accade le cose fatte vanno in archivio, rimangono solo i problemi, come giustamente è giusto che sia. Però sono tanti investimenti nel 2018, tante nuove opere, ma non solo materiali, anche immateriali, che negli anni porteranno benefici importanti a tutta la città, per cui non posso che essere veramente soddisfatto, e voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi risultati.